scendi. Non puoi far così. Non salire più. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Ben arrivati al decimo incontro di Lucca 2200 anni di storia, organizzato dal Comune di Lucca, da un'idea dell'assessorato alla continuità della memoria storica e dalla Casa della Memoria Lucca. Oggi parliamo di un pezzo di storia significativo per la nostra città. Ginevra era lo schemino che vi avevo dato anche proprio io a tutti. Poi. Sì, ecco. Oggi parliamo di un momento importante della storia di Lucca, vale a dire l'arrivo delle truppe francesi e l'instaurazione del Principato di Elisa Bonaparte. Lo faremo con due studiose, Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, grazie di aver accettato il nostro invito. Prima di lasciare la parola all'assessore Laria Vietina, volevo ricordare che potete trovare tutte le registrazioni delle 9 lezioni precedenti sulla pagina Facebook della Casa della Memoria e della Pace di Lucca. Grazie, buona lezione e a te, Ilaria. Grazie, anche da parte mia un benvenuto a tutte e a tutti, un ringraziamento per partecipare a questo incontro, un saluto da parte dell'amministrazione comunale e un caloroso ringraziamento alle relatrici. Abbiamo fatto nel corso di queste settimane un viaggio molto particolare attraverso la storia della nostra città e l'abbiamo fatto soprattutto perché volevamo segnare in un modo significativo il fatto che Lucca ha compiuto 2200 anni di storia e a partire proprio da quelli che sono i resti della sua fase romana e longobarda, abbiamo poi deciso di provare a dare degli spunti per riflettere su tutti i periodi di una storia così interessante. Stamani facciamo una cosa molto particolare perché proviamo a vedere Lucca con gli occhi di un particolare personaggio. Ci siamo occupati di arte, di resti, di attività commerciali, di tantissimi aspetti. Ma è veramente con un interesse del tutto singolare che adesso ci concentriamo su una figura specifica e che è una figura di donna. È per questo che ringrazio in modo veramente sentito Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani, perché ci aiuteranno ad assumere un punto di vista che è diverso, che è un punto di vista che ci permette un po' anche di guardare, come abbiamo già provato a fare, Lucca con occhi esterni e provare a vedere quello che è la caratteristica della nostra città, delle persone che la vivono, in un momento di un confronto tra culture, di un confronto tra modi diversi, di un vero cambiamento di epoca, come è stato quello appunto segnato dalla presenza di Elisa Baciocchi. La possibilità di assumere anche questo punto di vista sicuramente è per tutti noi un nuovo arricchimento culturale e per me in particolare, che come sapete ho anche la responsabilità dell'assessorato alle politiche di genere, è un modo per coniugare memoria storica e attenzione alla vita delle donne. Sicuramente Elisa è stata una donna eccezionale, ma per tanti aspetti porta in sé anche i segni di quella che era la condizione delle donne nel momento di grande passaggio, di grande modifica che c'è stato per tutta la storia in generale, per tutto il continente europeo, ma in particolare proprio per la nostra città. Roberta Martinelli è una studiosa e non solo una studiosa, è anche proprio una artefice della politica culturale sul nostro territorio ed è per questo che è molto importante averla con noi, perché riesce a coniugare quello che è la serietà e il rigore delle ricerche storiche anche con una grande passione e attenzione per la nostra città come adesso
e anche con quello che è l'impegno di una responsabilità delle persone di cultura nei confronti della città. E il lavoro che ha realizzato proprio per il recupero di tutta la storia del periodo napoleonico, a partire dai suoi impegni e delle sue responsabilità dall'Isola d'Elba e poi con una grande attenzione proprio alla nostra città e al segno di Elisa nella nostra città, e il grande lavoro che hanno fatto con Simonetta Giurlani per valorizzare le parti del Palazzo Ducale maggiormente segnate dalla presenza di Elisa, il recupero del teatro, il nuovo impegno di ricostruire una visione storica basata sugli odori e sui profumi, ci dicono quanto la loro attenzione e la loro passione per la nostra città possano essere per tutte e tutti noi che stamani seguiamo questa presentazione un'occasione di ampliamento e soprattutto di approfondimento. Quindi il mio ringraziamento è anche un invito a tutte e tutte per un buon ascolto, una buona partecipazione e per aprirsi a ulteriori letture, a ulteriori ricerche, a ulteriori possibilità di approfondire questo nostro viaggio e percorso nella storia di Lucca. Grazie. Carlo, ti do la parola per passarla alle nostre relatrici. Sì, niente, direi allora buona lezione a tutti. Non vedo Roberta. Sì, ci sono. Ah, cioè, non c'è il video. Aspetta. Beate Fede, ecco. Ecco qua, perfetto. Buona lezione a tutti. No, aspetta, un minuto perché... Perfetto, ora sì. Allora, prima di tutto però permettetemi di ringraziare il Comune, l'assessore Vietina per averci invitato a questo ciclo di conferenze. E come ha detto l'assessore, questo saranno come spunti, ecco, diciamo, ognuna di queste immagini che proietteremo potrebbe essere oggetto di, diciamo, di un dibattito piuttosto approfondito. Però io, diciamo, con Simonetta abbiamo cercato di fare una lezione affidandoci soprattutto alle immagini, come facciamo sempre anche durante le conversazioni estive, e che hanno un discreto successo e che quest'anno dovremmo riprendere. Sono state interrotte solo l'anno scorso per problemi di Covid. Quindi ringrazio tutti, ringrazio quelli che ci seguono e posso, diciamo, se permettete, prima di cominciare, dare due anticipazioni di studio proprio velocissime. Erano previste per il bicentenario di Elisa Basciocchi, della morte che cadeva nel 2020, stavo per dire 1920, sono un po' datata, nel 2020, ed invece abbiamo rimandato, sarà uno studio della dottoressa Monica Guarracini sulle parole di Elisa, cioè un libro molto interessante da cui viene fuori una figura straordinaria di Elisa Basciocchi attraverso la sua corrispondenza conservata negli archivi nazionali di Parigi, e invece l'architetto Velia Cinipartoli, che ha studiato in maniera approfondita con tutta una serie di documenti inediti il Palazzo Ducale, quello che fu la reggia di Elisa, proprio nel periodo di Elisa Basciocchi. Entrambi i libri saranno presentati entro l'anno e speriamo che possano, diciamo, rispondere meglio di questa conversazione veloce su Elisa. Quindi ringrazio di nuovo tutti e passo ad esaminare insieme a voi le diapositive. Quello che ho cercato di fare, diciamo nella parte che mi compete, è quello di dare un'immagine di questa donna, cioè chi era Elisa quando viene a Lucca, che tipo di preparazione è, che tipo di vita aveva fatto prima di arrivare qui. La prima immagine che potete vedere, l'ho messa solo per citare il grande volume di Tolstoi, Guerra e Pace, che inizia proprio con la citazione di Lucca. Quindi Lucca in quel momento, nel 1805, era praticamente, diciamo, un caso europeo e viene discussa perché, come vedete, dice, sono divenute appannaggio della famiglia Bonaparte. Ed infatti l'appannaggio della famiglia è questa donna. Ho messo questo ritratto di Elisa. Non ci sono molti ritratti di Elisa Basciocchi, anche poi lo spiegherò perché, però questo mi sembrava interessante perché è proprio del 1806
siccome Elisa arriva a Lucca nel 1805, mi è sembrato uno dei più veritieri, e anche dalle descrizioni che i contemporanei ne fanno, diciamo, ha questa caratteristica. Quindi è una donna piuttosto alta per la sua, diciamo, per la sua generazione. Se guardate gli abiti conservati nei musei, sono veramente impressionanti rispetto alla nostra altezza. È alta come il fratello, probabilmente, che era alto 1,69 m, non piccolissimo. È una donna che non risponde ai canoni della bellezza femminile del tempo, che era quella di Paolina Bonaparte, cioè la dolcezza. Lei ha lineamenti piuttosto, diciamo, duri, segnati. Ha i grandi occhi del fratello, la bellissima bocca e i denti del fratello, ed ha quello, diciamo, viene descritta dalle sue contemporanee, dice: non è né bella né brutta, ha una pelle bellissima, molto bianca, e una bella figura. Mentre altri, come il fratello Giuseppe, come potete vedere, dice che è quella delle sorelle che più somiglia, sia nel fisico sia nell'atteggiamento mentale, a Napoleone. Ed infatti vedremo che è una donna molto determinata, una donna che viaggia come su due binari, come molto spesso accade alle donne. Da una parte una donna di governo, molto attiva, molto vivace, e con una vita familiare e sentimentale non proprio meravigliosa. Comunque capita spesso. Ecco, qui diciamo è il momento più importante per la formazione di Elisa. Che cos'è questo edificio che vediamo sullo sfondo? È il grande istituto per fanciulle povere, nobili e cattoliche che Luigi XIV realizzò nel parco di Versailles proprio per l'educazione di 250 fanciulle l'anno, e che dovevano avere appunto quelle caratteristiche e che dovevano prepararsi naturalmente ai due ruoli fondamentali di allora, cioè quindi essere una buona moglie, che voleva dire anche sapere accogliere nei salotti, saper parlare, saper affrontare tanti temi, e poi, o se no, l'altra carriera, fra virgolette, che era quella di entrare in convento, naturalmente non come dal lato più basso, cioè dallo scalino più basso, ma bensì, diciamo, in un ruolo già importante. Questo convitto rimase, che era completamente a spese dello Stato, rimase in piedi fino al 1793. E Elisa, come ho scritto qui, lo potete vedere, vi entra a 7 anni e ne esce a 15 nel 1793, perché il convitto fu chiuso dopo la Rivoluzione francese. Le ragazze erano divise in 4 fasce d'età e Elisa ha potuto partecipare ai primi 2 cicli, cioè dai 7 ai 15. Naturalmente questo era l'abbigliamento, molto ricco, e si distinguevano solo, vedete, per quel fiocco che era di colori diversi a seconda dell'età. Qual era la caratteristica di questa istruzione? Fondamentalmente, diciamo, le materie insegnate, che potevano essere insegnate da suore o anche da laiche, erano quelle classiche, cioè quindi storia, filosofia, scienze naturali, una grande attenzione alla geografia. Ogni classe era dotato di mappamondi e di carte geografiche molto numerose. Quindi si preparavano, diciamo, a entrare nel mondo con delle conoscenze piuttosto approfondite. Ma le cose ancora più caratteristiche sono due. Uno, queste fanciulle venivano separate completamente dalla famiglia, cioè non potevano rientrare in famiglia se non in casi eccezionali, e quindi Elisa praticamente questi 7 anni li passerà senza vedere né i fratelli né le sorelle e neanche la mamma. Abbiamo delle lettere molto, come dire, quasi commoventi di lei piccola che scrive alla mamma perché non aveva ricevuto notizie, ed era l'unico contatto. Questo era per formare queste ragazze in maniera uniforme, e non dovete pensare che venivano da tutti i territori della Francia, che a quel tempo erano molto differenti l'uno dall'altro, quindi la scuola imprimeva, diciamo, un modo di vivere estremamente preciso. L'altro dato fondamentale, e che poi ritroveremo in tutta la vita di Elisa fino alla morte, è che la scuola insegnava principalmente a parlare francese, un francese corretto, a queste ragazze che venivano, come ho detto prima, da zone diversissime, dal nord della Francia, dalla stessa isola, la Corsica, come Elisa. E quindi
diciamo, l'apprendimento del francese fu affidato alla recitazione. Cioè, quindi in questa scuola si faceva molto teatro, i testi che venivano rappresentati erano quelli di Racine, che qui vedete in questa immagine con Luigi XIV che assiste, e un gruppo di allievi del Saint-Cyr dell'ultimo anno. E quindi questa è una passione per il teatro che Elisa si porterà sempre, sempre dietro, e utilizzerà quello stesso metodo educativo per insegnare alla corte lucchese, a chi ancora non, ma comunque il francese lo conoscevano già bene, a Lucca non era un problema, però per raffinare il loro francese anche alla corte di Lucca. Ecco, qui si cambia, diciamo, un pochino periodo, perché dopo che Elisa è uscita da Saint-Cyr, la famiglia attraversa un periodo piuttosto disagiato, anche di povertà. Però poi Napoleone, con le campagne d'Italia, eccetera, qui siamo in un momento invece in cui Napoleone ha già raggiunto il potere, cioè quindi nel 1800 diventa primo console, diventa console, e poi nel 1802 invece primo console, però il potere è già quasi tutto nelle sue mani. Per dire quale lungimiranza avesse Napoleone, che è considerato da tutti un grande stratega militare, però non solo militare, ma anche, diciamo, con una visione globale, nel 1800, per citare solo alcuni esempi, cioè vince a Marengo, quindi grande condottiero, però fa partire la spedizione in Australia, che è una grande spedizione scientifica di cui vi parlerà Simonetta più tardi, cioè la finanzia, e fa un accordo segreto con la Spagna che poi sconvolgerà la nostra regione, perché verrà fuori il regno d'Etruria, ma ora non voglio annoiarvi con queste cose. Però insieme a lui, al potere, c'è un altro fratello che è Luciano. Luciano ha 2 anni più di Elisa, ma è sempre stato il suo fratello preferito, e hanno in comune la passione per la cultura. In questo momento Luciano è ministro dell'Interno, che però ha anche competenze su quello che noi oggi chiamiamo il Ministero dei Beni Culturali, per intenderci, cioè tutto quello che era innovazione e spettacolo. La vicinanza tra Elisa e Luciano è anche accompagnata da un fatto doloroso, cioè nel senso che Elisa aveva perso i suoi bambini, cioè ha due figli che muoiono prima di, piccolissimi, e Luciano invece rimane vedovo con 2 bambine da accudire. Ecco. Quindi questo legame si rafforza, ed Elisa praticamente dirige la casa del fratello Luciano, che però, come dicevo prima, non è semplicemente suo fratello, ma bensì uno degli uomini più potenti di Francia per quanto riguarda la cultura e la scienza. Questo messo per farvi capire come loro vivevano: questa è la casa che affittano per il periodo estivo a Neolì, e dove passano tanto tempo, ma ancora più importante è la residenza che Luciano acquista a Parigi, e dove Elisa praticamente fa la padrona di casa. Vi dico questo perché è importante, perché lei ha questa formazione. Quando verrà a Lucca non è una donna sprovveduta, ha solo 28 anni, che a noi oggi sembrano pochissimi, però ha già diretto uno dei saloni delle residenze più importanti. Questo è l'Hotel Brienne che il ministro Luciano affitta nel 1800, poi compra nel 1802, poi lo vende alla madre nel 1805 e diventerà la residenza di Madame Mère fino al 1817, quando la Madame Mère, che ha sempre avuto anche uno spiccato senso per gli affari come Elisa, lo vende al Ministero della Difesa, ed ancora oggi è sede del Ministero della Difesa francese. L'importante è quello che c'è dentro, cioè ancora si conservano i mobili di quando Elisa dirigeva questa residenza. Come potete vedere, sono mobili impero bellissimi, di grande lusso e sfarzo, e sarà questa tipologia di mobili che lei porterà a Lucca, che farà realizzare, poi vi racconterò, da Youf. Ecco, questa è un'altra visione. Sullo sfondo si vede anche un quadro che raffigura Madame Mère,
che era diventata la proprietaria, e sempre con questi splendidi mobili Impero che, fra l'altro, notate in basso a destra c'è una poltrona con i cigni, che vedrete che è quasi sempre raffigurata insieme ad Elisa. Anche nel quadro di Palazzo Manzi lei è seduta, amava particolarmente questo tipo di poltroncine. L'altro elemento che volevo farvi notare è l'arpa, perché Elisa, come molte fanciulle, donne via dell'epoca, aveva grandi attitudini, cioè, quindi, come vi dicevo prima, aveva imparato a parlare un ottimo francese in collegio, sapeva discutere e sapeva anche dibattere, perché in collegio le avevano abituate a una specie di agone, cioè in cui si dovevano contrapporre due tesi molto diverse fra loro e poi la maestra dava giudizio a quello che l'aveva sostenuta meglio. Qui ho messo queste immagini un po' particolari perché Elisa non solo era un'intellettuale, forse una parola un po' forte, comunque era una donna preparata, ma perché era una grande appassionata, come potete vedere, naturalmente questo non raffigura Elisa, ma sono immagini di repertorio. Era una grande appassionata di biliardo, era una moda molto molto diffusa. Qui vedete che sono anche persone di vario genere sociale, non sono, però il biliardo era frequentato e soprattutto dalle donne, e nei palazzi di Lucca, di Marlia, di Massa, di Piombino, dovunque andrà Elisa è sempre seguita dai biliardi, ecco, non esiste una sua residenza priva. Sopra ho messo una vignetta un pochino satirica, perché un'altra cosa che era molto apprezzata in quel periodo era che una donna sapesse, oltre a ricamare ovviamente, che sapesse dipingere. E qui in un giornale umoristico fanno vedere una giovane signora che porta la tavolozza di colori e invece la mamma poverina vecchia che porta tutto l'armamentario, diciamo pesante, dietro a questa ragazza. Comunque Elisa aveva preso nozioni di disegno da David, che è praticamente il pittore più importante dell'epoca, e da Isabey, che è poi quello che disegna a tutti i costumi del Sacro di Napoleone. L'altra immagine che ho messo abbastanza in rilievo è il fatto che Elisa era una discreta amazzone. Qui abbiamo proprio un figurino che rappresenta l'abito così come ci viene descritto. Avevano questi corpettini, diciamo, un cashmere rosso. Il cashmere era uno dei tessuti più utilizzati nel periodo Impero, e queste due immagini fanno parte di questi giornali della moda che andavano a Ruba in quel periodo, erano diffusissimi, ed Elisa, quando viene a Lucca, si fa mandare in continuazione da Parigi per essere sempre aggiornata. Sono giornali che escono più volte la settimana o più volte il mese, quindi portavano sempre tutti questi esempi di moda. Qui abbiamo il momento in cui invece la vita di Elisa cambia, dalla vita, diciamo, di essere una, come dire, gestire un salone culturale molto importante, quello del fratello, praticamente diventerà invece artefice del suo percorso. Ho messo questo quadro perché è molto bello e perché ci fa capire anche il tipo di mentalità che aveva Napoleone riguardo alla propaganda. Il grande quadro che vediamo sullo sfondo è quello di David. Cioè, il quadro che vediamo è quello di Boilly, che è al Metropolitan Museum of Art ed è del 1810. Però raffigura la grande folla che veniva convogliata al Louvre, famoso museo di cui tutti conosciamo e che fu istituito da Napoleone, e in cui per tre volte fu esposto il grande quadro di David, che aveva era 6 metri d'altezza per 9 di lunghezza, in cui sono raffigurata tutta la famiglia imperiale, compresa la mamma, che si vede sullo sfondo, che invece non era presente perché c'era un dissidio con Napoleone a proposito di Luciano. La cosa interessante è vedere che ci venivano portati tutti, come ci fa vedere, cioè giovani, vecchi, bambini, eccetera, e poi addirittura, come senso pratico dei francesi, come si può vedere da quel militare sulla sinistra, c'erano addirittura dei dépliant che spiegavano tutte le persone raffigurate nel quadro, in modo che la gente potesse seguire attentamente. Naturalmente l'incoronazione di Napoleone, che avviene il 2 dicembre del 1804, cambia la vita di Elisa. Cambia la vita perché lei sarà la prima consanguinea di Napoleone ad avere un suo territorio, cioè Napoleone poi instaurerà questo tipo di politica
con i vari fratelli, con Giuseppe, con Girolamo, eccetera, eccetera. Carolina, anche se diciamo sarà la moglie di Murat e quindi non avrà un diretto potere di governo. L'unica che resta fuori da questa vicenda politica è Paolina Bonaparte, la quale ha sempre seguito altre strade. Ecco, questa naturalmente è Lucca, così come si presentava. Qui ho messo un'incisione del Terreni del 1801. Credo che, essendo a Lucca, essendo insomma, diciamo, tutti conoscitori della nostra città, ecco, l'ho messa semplicemente per ricordare che era ancora una città murata, chiusa con le mura ancora integre, con tre sole porte, così come volevano i trattati del Cinquecento, e solo nel 1777, proprio l'anno in cui nasce Elisa, il nostro governo di Lucca decise che la porta San Donato Nuova poteva essere aperta la notte per far entrare e uscire medici, eccetera. Cioè, se no, fino a quel momento, diciamo, tutte le porte, come vi hanno raccontato e come ben sapete, la notte si chiudevano, nessuno poteva entrare e uscire. Ecco, questi sono i nostri governanti, sono degli acquerelli non di grande qualità, che sono di proprietà dell'Archivio di Stato, però sono fra i pochi disegni che abbiamo dei nostri governanti. Qui, come passo veloce, questo è il gonfaloniere, come tutti riconoscete dall'abito, e l'altro è uno degli anziani di Lucca, che come sapete abitavano, erano il potere oligarchico in cui nessuno aveva il sopravvento sull'altro, ma mi sembra, sono, diciamo, come dire, di poter trascurare questo aspetto perché tutti lo conoscete molto bene. Ecco invece due protagonisti della venuta di Elisa a Lucca. Uno ovviamente a sinistra, lo riconoscete tutti, è Napoleone. L'altro invece è Fouché, discussissimo ministro della polizia di Napoleone, che però si dette da fare, cioè stimava molto Elisa, l'aveva conosciuta come nel salotto di Luciano di cui vi ho parlato, aveva legato con lei e fu uno degli artefici anche della sua venuta a Lucca. Fra l'altro Elisa e Fouché rimasero sempre in amicizia, nonostante Fouché avesse rapporti discontinui con Napoleone. E poi ho messo questa data in fondo perché la vita è strana, e dopo che Elisa è dovuta scappare da Lucca e andare a rifugiarsi a Trieste, la seguirà a Trieste con tutta la famiglia e poi moriranno a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, cioè Fouché muore nel 26 dicembre e Elisa nell'agosto del 20. Quindi è un rapporto molto intenso, con grandi scambi di lettere molto molto interessanti. Questo è il motto che Elisa utilizza per Lucca, cioè tutto come a Parigi, tutto come Napoleone fa a Parigi. Dovete tenere presente che i Bonaparte sono come, io lo paragono, un brand moderno, cioè fanno tutti la stessa cosa contemporaneamente, orti botanici, acquedotti, di tutto, gli abiti, eccetera, si muovono su. Questo non vuol dire che fossero non autonomi, però portano l'impronta francese dovunque vanno. Questo, il materiale di cui parlo e la maggior parte dei documenti che vedrete sono tutti conservati nell'Archivio di Stato di Lucca, che tutte le volte che io faccio una conferenza ricordo come uno dei più belli e dei più ordinati, dei più entusiasmanti archivi in cui si può lavorare. Diciamo, proprio il fatto che Lucca fosse una città-stato piccola, però ha permesso, diciamo, ha conservato, diciamo, questi documenti straordinari. Questo è il giuramento che Elisa e Felice fecero nel venire a Lucca. Dovete, lo dico un po' con l'accetta, dovete tenere presente che la Repubblica non c'è più. Il Principato è una specie di forma di compromesso molto discutibile, perché rimase non più Repubblica ma Principato, però autonomo. E quindi questo creò poi nella società lucchese varie tensioni. Comunque il giuramento è questo, che è interessante, e soprattutto l'ultima parte, che dice di governare con la sola vista dell'interesse e della felicità del popolo lucchese. Cioè nel giuramento che fanno Elisa e Felice a Lucca nel 1805, come sentite, riecheggia invece la Costituzione americana del 1789, in cui si parla di felicità. Ecco, questa immagine, vedo che sto andando un po' troppo
lentamente comunque. Questo li ho intitolati Il governo invisibile e il governo esibito, cioè qui abbiamo un anziano della Repubblica e il principe consorte. Fra l'altro Felice aveva 15 anni più di Elisa ed è sempre stato, come dire, un appoggio, forse non il personaggio più importante della sua vita, ma sicuramente quello che l'ha accompagnata sempre e non è mai stato di ostacoli ai voleri di Elisa. Il governo invisibile, fra virgolette, perché noi siamo lucchesi e ci possiamo riconoscere più in questo atteggiamento molto sottotono che abbiamo sempre, ecco, difficile che ostentiamo le nostre cose, questo almeno anche storicamente. Quindi invisibile perché non fa capo una persona e anche l'abbigliamento è perfettamente conforme a questo stile di vita, ecco, qui si tratta di una specie di palandrana nera, eccetera. E l'altro invece è proprio il potere esibito e volutamente ostentato, ecco, con grande sfarzo proprio, no? Con lusso, con feste, con parate militari. Ecco, guardate i due abbigliamenti e credo che ci sia, diciamo, poco da dire. Ecco, guardate le scarpe di Felice, così, diciamo, anche quasi, no? Con un lusso femminile, con i fiocchetti, il cappello con le piume fra l'altro andavano moltissimo di moda, quindi è un argomento. E guardate invece, questo non è un giudizio, è semplicemente la rappresentazione di due modi di governare, no? Cioè quindi o al servizio, diciamo, una repubblica oligarchica oppure naturalmente una corte. Ecco, questa è una rappresentazione della corte di Elisa. Naturalmente qui potete vedere che siamo a Firenze. Il grande quadro che non è possibile spostare ed è conservato a Versailles rappresenta la corte di Pietro Benvenuti, rappresenta la corte di Elisa, ma l'ho messo perché la corte è l'elemento, diciamo, innovatore che portò Elisa, nel bene o nel male. Naturalmente la corte non fu apprezzata da tutti i lucchesi, anzi, però qui noi abbiamo una rappresentazione della struttura della corte con a sinistra, per esempio, le dame, in questo caso sono fiorentine, le dame di palazzo che seguivano sempre Elisa, e poi soprattutto la grande opera che Elisa voleva fare nel campo della cultura. Infatti qui al centro, vestito di nero, insieme a molti altri artisti, c'è quello che era considerato l'artista per eccellenza, Canova, che presenta Felice, che è quello accanto, il busto di Elisa. Fra l'altro accanto ad Elisa, una posa non meravigliosa, c'è la bambina, quella che è nata a Lucca il 3 giugno del 1806, dietro l'istitutrice. Ecco, questo è invece uno degli almanacchi di corte conservati sempre nell'archivio di Stato. Come potete vedere, la dama d'onore è Camilla Manzi, la dama d'onore onoraria è Madame Laplace, che era la moglie del famosissimo geografo, e la quale aveva il compito, è venuta a Lucca per un certo periodo, ma poi aveva il compito di tenere aggiornata Elisa su tutto quello che avveniva nei salotti di Parigi. Lei non voleva restare indietro su nulla e soprattutto faceva una cosa molto femminile, se lo possiamo dire, cioè la informava di tutti gli abiti che le sorelle o anche la cognata Josephine, che non era particolarmente amata, ostentavano o avevano o indossavano comunque nei grandi balli e nei grandi salotti parigini. La dama d'Atour è molto importante, era Eleonora Bernardini, un personaggio molto molto interessante che era aveva avuto un suo ruolo nella vicenda con Napoleone perché era stata designata dal Consiglio Generale per accompagnare Josephine, la moglie di Napoleone, quando viene a Lucca nel 1796, una visita improvvisata dove però i lucchesi si dimostrarono molto generosi e molto accoglienti. Napoleone sarà sempre grato di questa accoglienza che fece la sua moglie, che in quel momento, insomma, era anche una moglie un po' particolare, perché stava girando col suo amante, se l'hanno appena sposati, ma insomma sono cose, diciamo, secondarie. E nelle dame di palazzo vedete Trebigliani, Bottini, Manzi. Qui accanto ho messo sempre una di queste immagini perché la domenica le dame di palazzo che erano a corte dovevano indossare abiti del genere, quindi molto impegnativi anche dal punto di vista economico. Qui vedete due quadri, quello famosissimo di Elisa che è conservato a Palazzo Manzi, e l'ho messo perché
il lusso di questi abiti era anche finalizzato nell'intento di Napoleone a promuovere le arti tutte, perché esigevano diciamo, tessuti pregiati, lavorati poi con grande maestria e soprattutto delle ricamatrici eccezionali. In un primo momento Elisa farà venire tutte queste maestranze da Parigi, ma poi creerà anche un gruppo di ricamatrici molto brave. Dovete tenere presente che veniva tessuto l'oro e l'argento su questi, veniva ricamato oro e argento con le lamelle su tessuti estremamente fragili, e anche i ricami erano condizionati dall'etichetta di Napoleone. Quindi, per esempio, le dame di palazzo non potevano avere ricami alti più di 10 centimetri. Come potete vedere nel quadro, naturalmente Elisa è seduta su una di queste poltrone, sempre col collo di cigno. Un'altra passione di Elisa erano le perle, infatti anche qui il diadema è tutto, diciamo, è ricco di perle. L'altro dice che c'entra Talleyrand. Talleyrand c'entra solo per l'abito, perché la corte imponeva non solo alle dame ma anche a tutti i funzionari di corte degli abiti altrettanto ricchi e sfarzosi, però connotavano immediatamente il ruolo, cioè ogni funzionario della corte era immediatamente individuabile dal tipo di abito. Questo l'ho messo perché a Palazzo Manzi è conservato l'abito da ciambellano del Lucchese Garzoni, quello per intenderci del Parco di Pinocchio, della Villa Garzoni, che era diventato molto amico dei francesi. Addirittura c'è una sua liaison appena accennata con Paolina Bonaparte. Però purtroppo è difficile avere una foto bella perché c'è uno specchio, quindi ho messo questo per far vedere come anche i nobili della corte fossero. Ecco, questo invece è sempre uno dei giornali, raffigura uno dei momenti particolari, cioè la notte quando Elisa, ogni cosa era organizzata, cioè quando la mattina Elisa si alzava, aveva una delle dame di compagnia che portava due grandi, tutto questo è nell'etichetta imperiale, doveva portare due grandi cesti, uno con tre abiti da mattina e un'altra cesta invece con tutti gli accessori. Lo stesso avveniva al pomeriggio, quando lei si cambiava, a seconda se era a palazzo o per esempio a Marlia, che era un po' un luogo, diciamo, meno rigido per l'etichetta, quindi aveva abiti lunghi o corti. E poi la sera invece c'era non solo tutta la vestizione, ma quella che è interessante è questa moda che avevano di mettersi il madras, cioè questi fazzoletti a scacchi per proteggere i capelli, non solo quindi le cuffiette come si vedono, ma anche, e qui ho messo una foto di Napoleone un pochino intristito perché a Sant'Elena non è proprio al massimo dello splendore, però anche lui aveva questi fazzoletti. Fra l'altro di questi fazzoletti si sono conservati, uno è al Museo Napoleonico di Roma, è stato esposto anche qui a Lucca. Mi sono dimenticata, ecco, scusate, faccio un salto indietro. Quando ho parlato della corte lucchese, ho fatto vedere l'almanacco, mi sono dimenticata di leggervi questi giudizi che Elisa dà sulla corte lucchese. Siamo nel 1805 a settembre. Scrive a Ortensia e poi al fratello Luciano. Questo paese ha molto charme per me. Penso di fare del bene e questa è la mia felicità. La mia piccola corte è amabile. Lucca è il paese d'Italia il più istruito. Tutti hanno molta educazione. Io disegno e qui un grande pittore di nome Tofanelli disegna come David. Poi al fratello: tu troverai a Lucca molta semplicità e felicità. La mia piccola corte è Gaia. Io vivo senza molta etichetta. Come me ti troverai perfettamente. Perfettamente. Io sono ai bagni, ho un caratteristico piacevole teatro dove rappresento tragedie e commedie. Abbiamo messo in scena la commedia, è il miglior modo per far apprendere perfettamente il francese ai miei francesi di Lucca. Sono istruiti. Come vedete era un giudizio molto positivo che dà su lucchesi e questo lo conserverà fino all'ultimo. E non solo, ma i lucchesi, naturalmente si intendono i nobili lucchesi, non certo tutta la popolazione, manterrà rapporti con lei anche dopo che lei sarà uscita abbastanza precipitosamente da Lucca. Qui ho messo il quadro sempre di Palazzo Manzi, in cui si vedono gli abiti di epoca, soprattutto i grandi scialli in cashmere che ornavano continuamente le donne. Però qui vi volevo leggere un pezzetto del Chelini. Noi
come associazione ci serviamo molto di questa fonte del Chiellini, perché il Chiellini era completamente contrario ad Elisa, per cui è una fonte molto attendibile e molto intrigante, perché vede, diciamo, Elisa con gli occhi, diciamo, del conservatore lucchese. Questo ci dà una bella, come dire, è un'immagine vera quella che ci dà, non è quella stereotipata della corte per cui tutto va bene. E fra l'altro, nonostante a volte, nonostante il suo carattere acido, eccetera, eccetera, però a volte deve riconoscere, come nel campo delle innovazioni tecniche, che Elisa ha portato le cose molto importanti. Qui ne leggo solo un pezzettino, dice: la donna oggigiorno, qualora si vuol vestire in gala, bisogna che lo dica, ella si spoglia, il Chiellini ovviamente. Quest'abito è molto stretto, il che se le vede la forma del suo corpo e delle cosce, la metà del petto e anche di più portasi scoperta, come scoperte pure si vedono la metà delle spalle e quasi tutte le braccia. Una volta i mariti si facevano obbedire, come una volta le figlie mostravano maggior sottomissione alle madri. Quindi il Chiellini dà un giudizio totalmente negativo. Qui torniamo invece a Lucca e vediamo una delle operazioni più discusse ovviamente del periodo di Elisa, cioè questa è la grande torre, la torre di palazzo, che come vedete si congiungeva con il cavalcavia al palazzo e che fu abbattuto, tutto isolato, da Elisa. Qui abbiamo l'immagine di tutto risolato, e vorrei farvi notare la chiesa di San Pietro Maggiore, che era una delle più amate dai lucchesi, per cui il suo abbattimento non fu affatto una cosa passata sotto silenzio, anzi i suoi marmi poi furono riutilizzati per la Porta Elisa. Ma soprattutto volevo farvi notare la torre di palazzo che viene abbattuta, ma viene anche chiuso anche se non formalmente, perché formalmente le mura saranno solo con l'Unità d'Italia, saranno poi non più militari, però alla sommità del palazzo, come tutti i lucchesi sanno, c'era l'occhio del palazzo, cioè praticamente il sistema di avvistamento di tutte le fortezze. Nel momento che lei abbatte questo sistema che raccoglieva tutti i segnali che venivano dal territorio, chiaramente è finito il discorso difensivo delle mura, che in parte, ora poi vedremo, era già finita. Questo è quello che lei sognava di vedere affacciandosi alle finestre del palazzo, però non fu realizzato. Praticamente questo è quello che va, per intenderci, dall'attuale universo fino a pizzeria del quel lato, però non fu mai realizzato. Questo è un progetto della Lazzarini, molto molto, diciamo, francese, molto importante. E questa è la Porta Elisa. La Porta Elisa fu un piccolo disastro, cioè nel senso che è un arco trionfale, però è stato giudicato dai francesi, questo è un progetto, non è stato realizzato in questa maniera così sontuosa, dagli architetti francesi di Napoleone, perché Elisa mandava sempre i suoi progetti ad avere l'approvazione di Napoleone, fu giudicata meschina e addirittura uno degli architetti disse che era meglio abbatterla. Comunque la cosa importante per noi lucchesi è che è un arco di trionfo, cioè non c'è più nessun filtro tra l'interno e l'esterno della città, più viene aperta sul lato est verso Firenze, e che sapete che era sempre stato negato a qualsiasi, non c'erano mai state aperture. Però quello che è interessante è diciamo il passeggio che lei fa, perché dunque le mura sono state, diciamo, considerate in maniera diversa. C'è un tratto delle mura, quello sud, che va, per intenderci, da San Colombano a San Paolino, a Porta San Donato, che è sempre stato oggetto di desiderio di passeggio da parte dei lucchesi. Cioè già facendo un salto all'indietro, appena vengono costruiti i primi terrati, tutta la popolazione si riversa su questa su questa nuova struttura fortificata, dicono i contemporanei, come fosse in villa, cioè praticamente ci vanno a passeggiare. Questa idea di andare a passeggiare sulle mura resta sempre, anche quando sono militari, per cui c'è tutta una serie di sconfinamenti. E una cosa interessante che ci racconta il Chiellini è che, per esempio, nel 1807 Elisa chiude il passeggio delle mura nella parte sempre sud a mezzanotte,
E questo crea un po' di agitazione in città e soprattutto, dice, nei ragazzi, che Rini lo condanna, questa cosa, nei ragazzi di ambo sessi che andavano sulle mura per prendere gelati e sorbetti. E naturalmente c'era un commerciante aveva creato una piccola struttura con del verde in cui vendeva queste cose, che naturalmente fu abbattuta. Ecco, quindi però per dire c'è sempre stata questa spinta dei lucchesi di appropriarsi dello spazio delle mura. Naturalmente questo, diciamo, era ostacolato dalla struttura che aveva, diciamo, doveva essere di difesa, però voi capite che secoli, senza essere mai interessati da guerre, eccetera, avevano creato una familiarità sempre più forte. Questa l'avevo messa semplicemente per farla scorrere e per poterla leggere, perché è l'iscrizione che è sopra Porta Elisa, che io non capisco come mai non si possa ripristinare. Vabbè. Sempre, vedo che devo chiudere quasi. Qui abbiamo invece due cose che Elisa aveva fatto molto interessanti. Uno è il primo censimento della popolazione, venne affidata ai parroci, era diviso per parrocchia, e qui ho messo Sua Eccellenza Matteucci, Luigi, capo di casa, 35 anni, e c'è Felice Matteucci, che è poi l'inventore del motore a scoppio, che ha appena un anno, e un altro figlioletto di 3 mesi. Ecco, però questa è la prima, ci sono tutte le indicazioni di tutte le attività, è molto interessante. Questi sono i platani che Elisa, sempre il Chelini, Elisa fa piantare in duplice filare in Piazza Napoleone, ma vado avanti perché rischio, forse è meglio, mi sembra di avere sforato. Qui me l'avevo messo per il Palazzo Ducale, la Villa Reale di Marlia, perché volevo far capire che i napoleonidi vivono sempre nella stessa maniera, un palazzo di governo, o Napoleone più palazzo di governo a Parigi, una villa, chiamiamola privata, fuori, appena fuori dalla città. Questa è la Villa Reale di Marlia, che è meravigliosa. E c'è stata una grande operazione di recupero fatta appunto nel 1923 dai proprietari Pecci Blante, e un'altrettanto, e ancora forse più dispendiosa e importantissima, a opera di restauro che sta facendo l'attuale proprietà. Ecco, questo, diciamo, sono una delle novità nel campo della manifattura. Queste sono pecore merinos, che ho messo questo disegno un po', diciamo, dandogli un pochino di spazio, perché è molto bello e è fatto da un pittore che è diventato direttore pittore del Museo di Storia Naturale di Parigi, ma che aveva accompagnato Napoleone nella campagna d'Egitto ed era specializzato in animali. Queste pecore merinos, che sono nuovissime, che danno, come sapete, una lana bellissima, erano state introdotte da Elisa un pochino nella sua Villa Reale di Marlia, perché era questa moda che la casa di campagna, chiamiamola così, la residenza, fosse anche produttiva, no? E quindi le pecore, oppure le mucche, eccetera, eccetera. E poi però le mette in pianta stabile un centinaio qui sul baluardo San Colombano. Tra l'altro nel baluardo, nel torrione, ci stanno anche il marito, cioè il pastore con la moglie. Questi si riproducono alla grande, e fra l'altro, dice sempre il Chelini, è interessante perché tenevano anche tante galline per le uova fresche da portare la mattina ad Elisa. Questa idea di fare l'orto sulle mura è un'idea che parte già dal 1500. Anche i soldati che guardavano le mura sappiamo che molto spesso coltivavano orticelli privati. Altra novità porta queste donne da tutta la regione per insegnare alle lucchesi a preparare cappelli di paglia. Qui c'è un'altra nota dolente. Molto spesso queste manifatture venivano sistemate in edifici indemaniati, ovviamente chiese. Basta pensare al grande laboratorio di Uyuf, che fu collocato, l'ebanista, che fu collocato nella chiesa del Carmine, nell'attuale chiesa del Carmine. Quindi, diciamo, ci sono politiche di Elisa che chiaramente non furono condivise assolutamente dai lucchesi, però produssero, diciamo, grandi novità. Ecco la cantina, cioè qui ho messo questa immagine per la novità che introdusse, diciamo, dei vini da Bordeaux
e dallo champagne che è stata ritrovata, come potete vedere, nella zona di Suvereto, proprio della cantina fatta da Botta, di Petra, cantina Moretti, è stato ritrovato proprio la vigna che Elisa aveva fatto impiantare e che naturalmente non ha fatto a tempo a vedere poi i frutti. Qui è il teatro, forse posso passare veloce perché vedo che... ecco, queste magari sono le colonne che forse avete già visto, ma che è stato un ritrovamento eccezionale. Sono due, le uniche due colonne di questi teatri in legno di epoca napoleonica che si sono conservate, non solo, ma non erano mai state ritoccate. Quindi, come potete vedere, la restauratrice lì con un semplice, diciamo, un cotton fioc, come vedete, sta riportando alla luce tutto lo splendore di queste colonne che oggi si presentano così. È stato fatto un restauro sostenuto dal Banco Popolare di Milano e dal Rotary Club di Lucca, conservativo, non è stato aggiunto nulla. Attualmente le colonne non sono visibili perché nel momento che dovevamo esporle al pubblico, dopo la presentazione ad ottobre del 19, è subentrato il Covid e quindi saranno visibili appena sarà possibile riaprire Palazzo Ducale. E infine due note velocissime, un quadro in cui si raffigura Elisa con i due bambini, e la bimba è quella che è nata a Lucca, l'altro è nato Federico, è nato in una situazione piuttosto confusa per la strada, proprio, cioè, perché lei stava andando, ritornando a Bologna. E ecco qui l'ultima immagine che volevo proiettarvi è quella di Elisa a Trieste, ormai è, notate sempre la poltrona coi cigni, è ormai una donna, si fa passare, cioè si chiama Contessa di Compignano, e quello che l'accompagna però è sempre la grande passione per il teatro. Nei suoi inventari sono stati trovati tantissimi abiti che sono anche descritti ma che ora non fatto. E questo per chiudere, scusate se in fondo ho un pochino affrettato ma vedo che il tempo è quello. Queste sono le parole di Ernesto Ferrero in Elisa, che è stato stampato nel 2002, ma che compose per uno spettacolo che abbiamo dato a Palazzo Ducale quando ero assessore ai beni culturali. Ecco, secondo me le ultime parole sono, cioè, la descrivono benissimo. Elisa è insieme un ministro dei beni culturali e dello spettacolo, un ingegnere, un artista, un impresario teatrale, un regista, uno scenografo, un costumista, un attore. Sperimenta, innova e promuove. Secondo me definisce molto bene questa figura femminile, che naturalmente non vorrei essere, diciamo, come tutte le i personaggi storici, ha i suoi lati positivi e negativi, però è sicuramente stata una grande innovatrice e più una donna, secondo me, io la paragono sempre a un'imprenditrice moderna, cioè che sacrifica anche la sua parte privata per diciamo, mandare avanti l'azienda. Ecco, io chiudo perché vedo che sono le 11 e lascio lo spazio a Simonetta, altrimenti occupo troppo io. Grazie. Allora, Roberta, le fai te perché io non... Sì, sì. Ah, ok. Allora, questa seconda parte inizia con un confronto fra Elisa e il suo fratello Napoleone, i due personaggi che sono così importanti per la nostra storia. Ho scelto queste due immagini perché in queste immagini hanno praticamente la stessa età. Napoleone qui è sullo sfondo di Malmaison, un luogo molto importante anche per la storia che sto per raccontarvi, e siamo nel 1802 e invece Elisa è rappresentata nel 1810. Li ho scelti proprio per evidenziare quello che stava dicendo anche Roberta, cioè la loro somiglianza fisica, che però rappresentava anche una grande somiglianza caratteriale. Elisa del fratello aveva la capacità di decidere rapidamente, aveva l'ambizione, la cultura, aveva un'intelligenza, la capacità molto importante di scegliere i collaboratori, di riconoscere l'animo umano, perché come suo fratello sapeva ascoltare le persone e capire chi aveva davanti. Era molto rapida appunto nelle decisioni, tanto che nei pochi anni che è stata a Lucca ha lasciato delle tracce molto importanti. E io elenco solo qualcosa delle cose che ha fatto, anche appunto anch'io per non dilungarmi troppo, però
Per esempio, ha riformato la giustizia, ha rilanciato, ha fatto molte opere pubbliche, come abbiamo appunto visto, per esempio Piazza Napoleone, ha preso misure per le riforme delle scuole, compreso per l'istruzione delle ragazze. Lei teneva molto, lei che era stata a Sensirza, capiva quando era importante per una nazione avere una cultura che non fosse soltanto per gli uomini, ma anche per le donne. Confiscò i beni alla Chiesa. Rilanciò le arti, per esempio nella musica. Paganini era spessissimo a Lucca, lo sappiamo, insomma, intratteneva Elisa sia nel palazzo di Lucca che a Villa Reale. Insomma, aveva un'attività veramente frenetica. Come il fratello, aveva anche un'altra caratteristica: era una grande comunicatrice. Sapeva bene l'importanza di comunicare tutto quello che succedeva a Lucca, quindi mandava rapporti costanti a Parigi e soprattutto teneva i rapporti con la stampa. Cioè a Parigi si parlava spesso di lei, tanto che Napoleone, che voleva essere sempre quello che era il più importante nella scena, ne era spesso seccato. Però Napoleone fu costretto a riconoscere e disse che Elisa era la migliore dei suoi ministri, e non è poco come complimento. E addirittura nelle memorie di Sant'Elena ripercorre appunto la sua vita, e parlando della sorella scriveva che aveva una velocità prestigiosa nel decidere e conosceva gli affari di gabinetto così bene che teneva testa ai suoi ministri. Quindi ne aveva, pur non andando spesso d'accordo, ne aveva veramente molto, molto rispetto. Quindi, con la presenza di Elisa, Lucca ha avuto l'occasione di diventare una capitale, una città, una capitale di un principato importante, una città moderna. E Elisa si muoveva naturalmente in base alle regole che le arrivavano da Parigi. Ma grazie alla sua ambizione, al suo carattere fiero, riuscì a prendere delle decisioni, in particolare una molto importante nel campo della salute pubblica, che fu quella della vaccinazione obbligatoria. Dunque, Elisa, qui vediamo un'immagine satirica che parla appunto della vaccinazione. Elisa aveva le stesse convinzioni di Napoleone, cioè per Napoleone la grandezza di un paese passava anche attraverso le imprese culturali, anche attraverso le conoscenze scientifiche, e tutto doveva essere messo al servizio del benessere dei cittadini. Quindi, che cosa succede nel 1806? Nel 1806 Elisa aspetta sua figlia. Sua figlia, mentre lei è incinta, a Lucca c'è un'epidemia di vaiolo. Il vaiolo era una malattia che mortale, metteva molte vittime. Quindi, quando Elisa partorirà Marlia, sua figlia, fece arrivare da Parigi un medico che si chiamava Genlet, che era dirigeva l'Istituto di Scienza e di Igiene di Parigi, e fece inoculare il vaccino a sua figlia. Una volta dato l'esempio, istituì la vaccinazione obbligatoria per i bambini lucchesi. Questa cosa è stata veramente qualcosa di speciale, perché Lucca è stata il primo stato europeo ad avere questa vaccinazione, che poi a seguito venne fatta anche in Francia. Quindi, prima di Napoleone, ha vaccinato la popolazione. Per la salute pubblica, oltre alla vaccinazione, era molto importante anche l'approvvigionamento dell'acqua, perché là. Qui era Napoleone con la figlia. Ecco, l'approvvigionamento dell'acqua era un elemento essenziale per la salute. E perché? Perché i pozzi spesso si inquinavano, sia quelli privati che quelli pubblici, si inquinavano anche perché non c'erano reti fognarie, e quindi c'erano frequenti epidemie a causa di questa mancanza di igiene. Napoleone, praticamente, uno dei primi editti che fece nel 1804 fu l'editto di Saint-Cloud, che era l'editto in cui stabiliva che si dovevano costruire cimiteri. Ma nel 1806 fece un altro editto che era relativo alla
alle fontane pubbliche, perché l'acqua potabile appunto era un grossissimo problema. Pensate che nelle case l'acqua veniva portata nel centro di Parigi dai portatori d'acqua, quindi anche semplicemente lavarsi diventava un grosso problema. Tutti in pratica si lavavano nella stessa acqua, venivano lavati i panni nella stessa acqua, quindi avere le fontane, la capacità di avere dell'acqua potabile era veramente fondamentale. Qui vediamo un'immagine in cui si vedono quei puntini rossi, le fontane che fece costruire Napoleone per la città. Naturalmente queste fontane erano state costruite perché era stata poi creata una rete che convogliava le acque verso Parigi. E qui sotto invece vediamo l'acquedotto, il progetto dell'acquedotto, che è uno dei tre progetti che Elisa mandò a Parigi per l'acquedotto di Lucca. Cioè è molto interessante vedere come Parigi e Lucca si muovono parallelamente, ma non solo si muove parallelamente da tutti i punti di vista, perché si fanno gli stessi progetti nello stesso periodo. Infatti nel 1806, l'anno in cui appunto Napoleone fece questo ditto per le fontane pubbliche, Elisa organizzò il Consiglio dei Ponti e degli Argini, che si doveva proprio occupare, organizzato sul modello francese, proprio della rete dell'acqua. Nel 1810 Elisa mandò tre progetti a Parigi perché ne fosse scelto uno, e fu scelto il progetto di Charles Saint-Bussy. Purtroppo, con la caduta di Napoleone, questi progetti relativi all'acqua non furono portati a termine, e furono invece portati poi a termine da Maria Luisa. Sempre in questi anni, siccome c'è una nuova concezione dell'igiene che nasce proprio dalle nuove scoperte, l'importanza di respirare non solo l'aria ma anche di far respirare la pelle, si scrivono molti testi scientifici. Si parla della reazione delle stanze, di camminare all'aria aperta, ma si parla anche di lavarsi. Fare il bagno diventa una pratica di salute. E questa è una novità assoluta, perché praticamente da sempre l'unico punto in comune che avevano la scienza e la religione era che il bagno faceva male. Ma invece adesso il bagno diventa un simbolo di benessere, di progresso e anche di civiltà. Quindi escono anche pubblicazioni sulla bellezza della donna, un nuovo idea di bellezza. Qui vediamo, la vedete sulla sinistra, Madame de Récamier, una delle donne più belle del periodo impero, che rappresenta esattamente l'ideale femminile di quel periodo. Si sono abbandonati i belletti pesanti del Settecento, le parrucche, i profumi pesanti che servivano proprio per coprire la mancanza di igiene, e quindi la donna deve avere questa idea di salute e naturalezza, quindi un po' di rosso sulle guance, una cipria leggera, abiti leggerissimi. Appunto, la spontaneità e la naturalezza erano molto considerate. E Elisa ha come profumo preferito, che si farà fare anche qui a Lucca dalla sua dama di compagnia, l'acqua di Colonia. L'acqua di Colonia ha una strana storia, perché parte dalla Toscana e va verso Parigi, perché è stata fatta la prima ricetta nel 1554, mi sembra, quando Caterina de' Medici andò in sposa ad Enrico II di Valois, e si portò dietro questo profumo, quest'acqua di Colonia, una novità assoluta per la freschezza, fatta dai monaci di Santa Maria Novella a Firenze. Adesso quest'acqua di Colonia fa il viaggio inverso, perché poi nel tempo appunto avevano preso piede tutti quei profumi pesanti che coprivano la mancanza di igiene sia addosso che nelle stanze, quindi c'erano questi profumi così penetranti. Questa ricetta così fresca torna in auge, Napoleone usa litri di acqua di Colonia, Elisa ama l'acqua di Colonia, quindi da Parigi arriva a Palazzo Ducale il profumo dell'acqua di Colonia. E come diceva Roberta, c'era una grandissima attenzione appunto che le dame di compagnia fossero sempre eleganti, perfette, non dovevano mai apparire pallide. E Elisa capisce, sa che tutto quello
che è la rappresentazione di una corte, la rappresentazione di una certezza, di una stabilità, di un qualcosa di importante che fa parte dello stile di vita dell'impero. Allora, in base a questi concetti dell'igiene, al palazzo arriveranno una novità assoluta, i bagni con l'acqua calda e fredda, che è qualcosa di straordinario se si pensa appunto che di solito la gente andava alle fontane e si portava l'acqua. Ma un altro grandissimo cambiamento, sempre in base al nuovo concetto di salubrità, sono proprio le cucine che verranno fatte al palazzo. Queste cucine, qui vediamo delle immagini che sono dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, dove appunto si parla dell'importanza che le cucine abbiano delle grandi finestre, cosa che prima non c'era. E in base alle nuove scoperte scientifiche ci sono nuovi sistemi, per esempio, di conservazione degli alimenti, nuovi sistemi di cottura e quindi nuovi utensili. Elisa farà fare le cucine proprio con queste grandi finestre e come sempre segue i dettami della scienza. Il grande cuoco, innovatore della cucina, uno studioso anche appunto di chimica, di fisica, che riesce a fare ricette straordinarie per le sue, anche per le sue conoscenze scientifiche, è Marie-Antoine Carême. Carême è tutt'oggi considerato uno dei più grandi chef francesi, ma forse mondiali, e a lui si deve il termine haute cuisine. Lui praticamente scrive un libro, che è L'arte della cucina francese, in quale stabilisce i principi base e che di una cucina che deve essere perfetta, elegante, ma deve essere salubre, l'importanza visiva di un piatto, come trovare l'equilibrio fra i sapori. E, insomma, è stato da sempre considerato il più grande. E Carême non è mai venuto a Lucca, ma Elisa è arrivata a Lucca con quattro cuochi francesi che erano stati e che seguivano i suoi insegnamenti, che poi era un maestro per tutti, Carême. Ci sono delle ricette famosissime, una per esempio il croque-en-bouche, quella torta che si fa ancora, che è fatta con i beignets, con lo zucchero caramellato sopra, oppure i vol-au-vent, perché la pasta sfoglia. Ricordiamoci che in quel momento si cucinava con i forni che dovevano essere alimentati, quindi un cuoco come lui si alzava alle 3 di notte per avere differenti fonti di calore per tenerle vive, chiaramente aveva i ragazzi che gli aiutavano, però era una cosa molto difficile. La pasta sfoglia, vi dicevo, era una ricetta antica che esisteva già, ma lui riuscì a creare questa a 5 strati che si fa ancora adesso noi, e i vol-au-vent furono una sua scoperta. E classificò le salse, una fra tutte la salsa besciamel che si usa comunemente anche noi, ma in quel periodo era un'assoluta novità. Quindi alla corte d'Elisa arrivano questi nuovi sapori, sono arrivati nuovi odori, sono arrivati nuovi sapori e Elisa sa, come appunto dicevo prima a suo fratello, che il modo di presentarsi, abbigliarsi e ricevere è proprio lo specchio di una società operosa, ricca, di una nazione che funziona. Quindi, qui non, mi sono scordata, non ho detto a proposito di Carême, una cosa importante, che è lui che ha inventato la divisa del cuoco. E qui vediamo un foulard d'Hermès che si intitola, io non ci vedo senza occhiali, ma si intitola Alla gloria della cucina francese. E quindi vedete, questa qui è un'immagine del libro di Carême, e qui si vede ripreso in questo carré Hermès, riprendendo proprio i disegni delle grandi torte. Lui era un grandissimo pasticcero, comunque dei piatti che lui preparava. Allora, vi stavo dicendo che alla corte lucchese, appunto, cambiano queste atmosfere. Cambia la modalità di ricevere. Qui vediamo chiaramente il non plus ultra dell'opulenza, che è il pranzo di nozze di Napoleone con Maria Luisa, e la seconda moglie. E quindi vediamo candelieri, centri tavola, bicchieri, cristallerie. E il centro tavola diventa molto importante in questo periodo. Perché? Perché si passa dal
servito alla francese, cioè una modalità di apparecchiare la tavola che era in auge, ovvero tutti i piatti venivano messi, tutte le pietanze venivano messe nel centro della tavola e quindi non c'era spazio per un centro tavola, quindi tutti si servivano, prendevano quello che volevano direttamente dal piatto. Ecco, invece si passa in questo periodo al servizio alla russa, che praticamente è un po' come mangiamo adesso noi. Cioè, sulla tavola restavano apparecchiati piatti, bicchieri e centro tavola, che nelle tavole più importanti raccontavano anche qualche cosa del padrone di casa. Per esempio, se riceveva Napoleone, proprio Carême gli fece un centro tavola che era tutta una ricostruzione di una battaglia che aveva fatto, non mi ricordo quale, ma insomma, addirittura con i ruscelletti, cioè questo Carême era un cuoco, ma era anche un architetto, cioè faceva proprio delle vere e proprie modellini delle situazioni. E quindi anche questi centri tavola dovevano raccontare qualcosa, però raccontavano anche appunto la ricchezza, come quello che si vede ora, credo che ci sia dopo questa immagine, c'è il centro tavola questo qui era della tavola di Napoleone, e questo semplicemente è di una bellezza incredibile. E c'era appunto lo spazio per tutto questo perché c'erano i camerieri che portavano le pietanze calde e quindi erano con la giusta fragranza e le portavano direttamente nel piatto, oppure i commensali si potevano servire dal cameriere, esattamente come facciamo noi. E i piatti anche avevano un valore particolare, un valore simbolico particolare. Qui vediamo una tazzina di Elisa, appunto, che rappresenta la sua immagine. C'è sempre, diciamo, un'informazione riferita a loro, no? C'è sempre un'attenzione alla loro immagine. Qui invece vediamo dei piatti molto belli che fanno parte di un servizio di Napoleone. E questi, per esempio, raccontano la campagna d'Egitto. Ogni piatto ha un disegno che è stato preso dall'album di Vivant de Noc, che era partito con Napoleone, appunto per la campagna d'Egitto, era un disegnatore e tutto questo album è stato poi riprodotto in questi piatti. Oppure, e questo è quello di cui parlava prima anche la famosa il viaggio nelle terre australi. In questi piatti c'è un racconto bellissimo, ora qui ce ne sono solo due, però ho messo due che in fondo sono più particolari, perché in uno si vede Malmaison, la casa di Joséphine Bonaparte, e nell'altro si vede uno struzzo. Allora, uno struzzo che era un animale mai visto in Francia. Perché che cosa era successo? Malmaison è stata comprata da Joséphine Bonaparte nel 1799, mentre Napoleone stava facendo la campagna d'Italia. L'ha comprata in maniera un po' furba perché era molto costosa e Napoleone non la voleva. Quando torna dalla campagna d'Italia, per fortuna le cose non sono andate bene, di buon umore trova questo castello che insomma era veramente molto molto caro. Joséphine però si sa molto bene che non badava spese, ma fu un ottimo investimento perché Malmaison divenne quello che era un modello poi per tutte le corti europee. E adesso vi dico perché. Ve lo dico passando alle mots. Perché? Perché Napoleone, che aveva una grande attenzione verso le scienze e verso la ricerca e le nuove scoperte. E lui diceva che le vere conquiste, quelle più importanti, quelle che lui faceva senza nessun rammarico, erano quelle le vittorie sull'ignoranza. E quindi diceva che l'occupazione più onorevole di una città era contribuire all'ampliamento delle conoscenze umane. E quindi che cosa succede? Da quando Napoleone è console, poi primo console, poi imperatore, Parigi sarà la capitale proprio europea della scienza. Gli scienziati si ritrovano a Parigi. E il francese era proprio il linguaggio che li univa. Qui vediamo questa immagine, questo frontespizio. Dunque, Napoleone, come dire, accetta, comprende l'importanza di una spedizione che gli viene proposta dal capitano Baudin, e quindi lui finanzia questa spedizione. Le spedizioni di ricerca è una spedizione verso le terre australi. Le spedizioni di ricerca con l'illuminismo sono molto diverse dalle spedizioni che venivano fatte invece prima, che erano spedizioni di scoperta ma di conquista, di razzia.
Adesso con l'illuminismo si cerca di conoscere i paesi, si cerca di conoscere tutto quello che di nuovo viene scoperto. Quindi su queste due navi partono con i marinai, partono invece più di una cinquantina di studiosi, botanici, antropologi, zoologi, astronomi, cioè tutto quello che rappresentava la scienza proprio per cogliere delle conoscenze nuove. Arriveranno da questa spedizione una quantità di nuove specie botaniche e una quantità di animali. Allora, nuovi, mai visti, come appunto quello struzzo. Quello struzzo che perché è lì nei piatti di Josephine? E perché qui c'è questo frontespizio dove si vede di nuovo Malmaison, animali e piante mai viste? Perché Josephine è una botanica e una studiosa incredibile. È interessante proprio mettere a fuoco come i napoleonidi hanno un vero interesse per la cultura, un vero interesse per la scelta, per la scienza. Anche le donne come Josephine. Josephine è una donna molto particolare. Le donne qui hanno un ruolo che non è assolutamente marginale. E Josephine è appassionata di botanica, che cosa fa? Approfitta della posizione del marito e chiede di scegliere prima del direttore del Museo di Scienze Naturali le varie specie, le collezioni botaniche e gli animali che sono arrivati. Quindi a Malmaison arriveranno una quantità più di 200-300 specie nuove, ma forse anche di più, perché ora non mi ricordo il nome, ma una quantità di specie nuove. E Josephine aveva e animali mai visti. Per esempio i cigni che ricorrono, come diceva Roberta, nel mobilier, no? In queste poltrone, così. I cigni hanno una storia particolare, perché a Malmaison arriveranno i cigni neri mai visti. Quindi questi cigni neri furono una meraviglia. Appunto Malmaison, quando arrivavano i vari sovrani delle altre corti europee, arrivavano a Malmaison e vedevano l'inaspettato. E questo era uno stupore incredibile. Vedevano, qui ci sono queste piante, che l'eucalipto, la mimosa, poi dopo c'è una scarrellata di piante nuove. Quindi rose che arrivavano, che lei si faceva arrivare dagli Stati Uniti. Cioè, vedevano cose mai viste. Si appassionavano loro stessi, quindi anche loro volevano avere le stesse piante e vedevano i canguri, per esempio a Malmaison giravano i canguri, cioè tutti gli animali che non erano ritenuti pericolosi si aggiravano tranquillamente. Questi cigni neri erano comunque quelli più che in qualche maniera, non so perché, attraevano di più. Quindi il cigno aveva anche forse questo rimando a questi cigni neri ritenuti così spettacolari, perché appunto mai visti. E Josephine aveva un giardino incredibile e anche lei era una grande comunicatrice. Qui vediamo questo frontespizio e poi è dedicato a lei. Perché? Perché lei finanzia, qui si vede... No, ma per cura va. Lei finanzia, chiama dei pittori perché raccontino quello che succede a Malmaison. Qui appunto vediamo Malmaison qualche anno dopo l'arrivo di queste due corvette. Qui vediamo tutte queste specie nuove che io non vedo se non ho gli occhiali. Per esempio si vedono le mimose, si vedono le dalie, si vedono dei tipi di conifere nuove, ci sono i platani, anche quelli, i tigli. Cioè tutti alberi che arrivavano da diverse parti del mondo. Come dicevo, diventa appunto... dicevo un'altra cosa, che una grande comunicatrice. Queste immagini fanno parte di un album che lei fa fare da un pittore che si chiama proprio Scene di Malmaison, dove lei fa cogliere dei momenti di vita. Cioè sono fondamentali proprio queste immagini per ricostruire quello che era stato quel periodo. Roberta, vai pure. Scusate perché io non so pigiare, me lo fa Roberta. Qui vediamo la serra. Proprio mentre arrivavano tutte queste nuove piante dall'Australia, Josephine fa fare una serra che è spettacolare, la più grande serra mai costruita fino allora, più di 24 metri quadrati di facciata, con i vetri, con dentro delle, come si chiama, le caldaie a carbone per scaldare le piante. Ecco, Josephine fa un lavoro straordinario perché ama veramente le piante, quindi
fa di tutto perché queste nuove specie che arrivano da climi difficilissimi crescono. Io fra l'altro quando ho visto questo album sono rimasta meravigliata della velocità con cui le piante crescevano a Malmaison, perché dovevano essere curate e concimate in una maniera straordinaria. Quindi lei face fare tutti questi disegni. Qui si vede per esempio il giardino di Malmaison, che è un'altra novità, ha la struttura all'inglese. Anche qui seguendo diciamo il pensiero di Rousseau, che diceva che la natura doveva apparire libera, libera di esprimersi, quindi questa grande capacità di che c'era già, che c'è comunque nei giardini inglesi, di questi prati, ma doveva anche stupire. Dentro i boschetti si trovano poi laghi, si trovano montagnole. Josephine fece appunto riprendere questo, fece fare da un grande pittore che si chiamava Redouté, fece fare tutte le rose che facevano parte, dipingere tutte le rose che facevano parte del suo giardino, ma c'era anche una rivista che usciva, che ora non mi ricordo come si chiama, mi sembra che si chiamasse anche quella semplicemente Jardin de Malmaison, che usciva proprio, che veniva acquistata per vedere come era fatto questo giardino, per essere copiato. Insomma, si trasforma, diciamo, quello che è il panorama in questo momento, non solo in Francia. E quindi arriviamo alla nostra Elisa, che in questo clima un'altra cosa importante, in questo periodo con queste conoscenze botaniche, la botanica appunto è una scienza in continua evoluzione perché continuano ad arrivare piante nuove, e nasce anche una passione nelle persone. Josephine per esempio fa gli erbari e cataloga, e se qualcuno parlava con lei conosceva a meno a dito la classificazione delle piante. Lei era in contatto anche con Lord Banks, che era il famoso botanico inglese. E appunto, qui vediamo invece dopo un erbario, che è successivo, che è di Matilde Bonaparte, perché poi questa passione appunto accomuna tutti i napoleonidi. E dunque, tornando a Elisa, ma tutte queste cose erano importanti da dire perché tutto quello che avviene a Parigi avviene anche a Lucca. E quindi qui vediamo in un'immagine Elisa, che questo è particolare perché Elisa è vicina alle dahlie che non si erano mai viste, cioè tutti i fiori che per noi adesso sono banali, una dahlia, una peonia, una mimosa, un glicine, e l'ha portata Elisa, e quindi è straordinario come arrivassero tutte queste cose che stupivano, che colpivano i nobili lucchesi, chiaramente poi a loro volta volevano i semi, le piante. Cambia proprio tutto il paesaggio anche dei giardini lucchesi. Qui vediamo la richiesta di piante del suo giardiniere, che si chiamava Grimaldi. Questa è una delle pagine che si trovano in archivio, dove c'è la lista delle piante che lei richiede, in questo caso ai giardini di Caserta, dove c'è Carolina, e dai quali arriverà per esempio la camelia. Però fa la richiesta di piante che sono già arrivate per esempio da Parigi, sono state acclimatate appunto a Napoli, e poi dopo arrivano direttamente a Lucca. E dopo non so che c'è, Davide. Ci sono le piante? Ecco. Ecco, qui ci sono. Questa è un'altra pubblicazione che ha fatto fare Josephine, che non badava spese per le pubblicazioni appunto dei suoi fiori. E che è fatta dal suo, diciamo, giardiniere, ma si chiamano giardinieri noi ora, ma in realtà erano degli studiosi, questo qui è Ventenau, uno dei più grandi studiosi, lo stesso Grimaldi, che io ho definito semplicemente giardiniere, ma era invece un grande studioso di botanica e di agricoltura. Quindi è arrivato dall'Australia, è arrivato per esempio l'eucalipto, è arrivato il pitosforo, e sono arrivati poi da Malmaison, sono arrivati a Lucca. La mimosa, qui si vede il frontespizio, le piante rare dei giardini di Malmaison e di Navarra, che sono le due residenze di Josephine. E quindi la prima mimosa è incredibile. Io quando ho cominciato a occuparmi di Elisa, dei suoi giardini, sono rimasta assolutamente meravigliata, perché secondo me la mimosa era una roba che c'era sempre stata qui da noi, invece no, è arrivata con lei.
poi c'è, mi sembra, il glicine, la magnolia. Ecco, un ruolo importante hanno le magnolie perché fanno proprio parte del nostro, cioè questo qui, per esempio, è la magnolia, mi sembra che sì, sia proprio quella di Corso Garibaldi. Allora, la magnolia di Corso Garibaldi, che sono meravigliose, è la magnolia solangeana, che ha a che vedere con Josephine, perché nasce dall'incrocio della magnolia Julian, che era di Josephine, con una magnolia, un altro tipo di magnolia che è venuta, che è stata chiamata Solangiana, che era di un capitano di Napoleone. E anche questa è una storia carina perché Napoleone chiede ai militari che fanno i viaggi, che sono con lui durante in campagne militari, proprio di raccogliere chi è interessato, che le conosce, nuove specie da portare a sua moglie. E questo si chiamava per l'appunto Solange, Gaudin Solange, anche lui. E portò un tipo di magnolia che Josephine fece poi incrociare con la Julian. E è venuta fuori la magnolia solangiana, che è quella che poi si vede in Corso Garibaldi. Poi c'è appunto il pitosporo, che anche questa era una novità assoluta, che per me poteva essere nata a Viareggio, perché c'è tutta la passeggiata, no? Di Viareggio, che è tutta di pitosfori. Io ho sempre pensato, non mi ero mai chiesta per la verità da dove arrivava, ma è arrivata da questa spedizione di Baudin. E poi un'altra straordinaria è il glicine, che mi sembra che ci sia ora, che invece arriva dall'Asia, e i primi glicini in Europa sono cresciuti nel giardino di Malmaison e poi sono arrivati anche a Lucca. Poi, non so se ci avevo messo un'altra pianta particolare. No, c'è Villa Reale. E qui abbiamo Villa Reale. Qui Villa Reale perché? Perché a Villa Reale viene comprata da Elisa nel 1806 dalla famiglia Orsetti e qui anche lei comincia una grande opera di trasformazione a modello di Malmaison. Sia nell'interno ci sono affreschi che sono assolutamente simili a quelli di Malmaison, e sia nell'esterno. Quindi anche qui vediamo compra, aggiunge dei terreni a quello che era il parco originale, lascia la parte originale di parco, ma aggiungendo questa parte di giardino, trasforma il giardino di Villa Reale in un parco all'inglese, proprio come Josephine. Qui vediamo in primo piano il salice, è arrivato con lei. Qui dietro vediamo, mi sembra che ci sia una mimosa. Sì, qua giù dietro si vede una mimosa che è dove c'è una parte con la montagnola, cioè praticamente arrivano a Villa Reale. Questa è un'immagine, mi sembra, del 23, quindi le piante sono cresciute, lì già, se n'è già andato da tempo. Ma in questo periodo Metternich avverrà a Marlia e scriverà alla sorella che ha visto un giardino incantevole che era stato fatto da Elisa Bonaparte, dove ci sono delle meraviglie botaniche, in particolare piccoli boschettini di magnolie. E quindi proprio rimane evocata la sua presenza in questo giardino che ha lasciato veramente un segno importante. Dalle piante di Villa Reale, poi, ecco qui ora dopo vi dico un'altra cosa, comunque dalle piante di Villa Reale nasce l'impianto dell'orto botanico. L'orto botanico che era stato individuato dove farlo da Elisa, poi venne poi fatto da Maria Luisa. E Maria Luisa impiantò nell'orto botanico proprio tutte le rarità di specie che si trovavano nella Villa Reale di Marlia, poi aggiungendo chiaramente anche specie che si trovavano all'orto di Pisa, che è uno dei più antichi. Però molte piante sono proprio arrivate praticamente direttamente da Malmaison a Lucca e poi all'orto botanico. E qui invece abbiamo un'altra immagine, che è l'immagine che avevo scelto anche prima per Elisa, e l'ho rimessa perché? Perché qui si vedono le piante che sono negli ambienti, dentro le case. Ecco, è la prima volta che succede, perché succede nuovamente alla scienza che dà delle indicazioni. Cioè, Lavoisier prima c'era stata la scoperta della fotosintesi, verso la fine del Settecento, che spiegava come le piante rilasciano ossigeno.
Lavoisier invece ci spiega il ruolo dell'ossigeno nella respirazione. Quindi abbiamo visto che appunto la respirazione e la reazione era uno degli assi portanti per la salute, considerato veramente importante. E quindi le piante non sono più ritenute velenose, cosa che prima per i profumi spesso delle piante, per l'odore delle piante, si credeva che ci fossero questi miasmi che entravano dentro e che ci potessero fare male, invece si scopre che le piante sono importanti anche per la nostra salute e entrano a tutti gli effetti a far parte del vivere quotidiano. Devo dire anche un'altra cosa importante che aveva detto Roberta, ma la voglio sottolineare ancora, che è quello che in questo periodo nascono i giardini pubblici. È proprio con Napoleone che nasce questo concetto di giardino pubblico, che all'inizio era questo concetto anche della natura. Nasce per esempio quel concetto dell'albero della libertà che viene simbolicamente messo in ogni piazza, oppure attraverso la realizzazione di viali alberati o di piazze alberate, come appunto Piazza Napoleone, no? Che Elisa poi dopo abbellirà con queste piante, con questi platani. E questo è il concetto appunto di giardino pubblico perché tutti i cittadini potessero passeggiare e usufruire dell'aria, usufruire della possibilità appunto di questo elemento così importante per la salute. Allora, invece adesso appunto la natura può anche entrare in casa. E quindi a partire da questo momento le specie vegetali fanno parte poi del vivere quotidiano delle case, no? E quindi ci saranno... Questo quadro secondo me è molto bello e indicativo di quello che è il concetto ideale di casa in quel momento. Anche di donna, perché mi sembra che sia proprio il salotto di Madame de Récamier, non mi rimetto gli occhiali, ma insomma sì, sono sicura. Che cosa si vede? Una finestra aperta, quindi l'aria che entra dentro, l'aria non fa paura. Si vede una donna vestita in maniera leggera, e come dicevo prima, che rappresenta la naturalezza, no? Una donna che probabilmente ha appena fatto un bagno, come dicevo prima. E ci sono una pianta dentro la casa. C'è la cultura, si vedono tanti libri, c'è la musica, c'è un'arpa e un pianoforte. Quindi sono tutti gli elementi che facevano parte della concezione di vita ideale in quel momento, cultura, arte, scienza, perché è botanica le piante e igiene. Allora, da tutto questo poi, io non so, ecco, questa invece è molto bella, è qualche anno più tardi, perché nascono, sempre in questo periodo, nascono i giardini d'inverno, quindi le serre non sono più un luogo dove far crescere le piante, no? Per esempio il geranio che abbiamo visto prima, era già, non è una pianta nuova arrivata con Elisa, è una pianta che esisteva già dalla metà del 600, mi sembra, negli orti botanici. Ma era ritenuta una piantina insignificante, non veniva considerata, non entrava assolutamente nelle case. Ecco, il geranio invece viene, come dire, valorizzato, stando in casa cresce meglio, c'è il calore, poi dopo sarà fuori. Insomma, ci sono piante anche che entrano a far parte. Il geranio però è una delle piante più comuni nelle nostre case, no? E quindi questa valorizzazione del geranio proprio è in questo periodo, sia in casa che fuori casa. E ecco, dicevo, nascono le serre, i giardini d'inverno, serre che diventano spazi proprio per vivere a contatto con le piante, per passeggiare quando piove, perché anche appunto il fatto di muoversi, di passeggiare è importante, passeggiare nella natura si ricrea poi dopo dentro le case. E quindi a questo punto io penso di aver fatto abbastanza in fretta, perché se qualcuno poi... qui ci sono una serie di frasi che hanno scritto appunto gli scrittori. Kipling, che dice: la prima condizione per comprendere un paese straniero è annusarlo. Poi abbiamo Paul Valéry, che dice che per descrivere Genova, io quindi non so, ma è Genova, dice: odori concentrati, odori ghiacciati,
droghe, formaggio, caffè tostato, delizioso cacao finalmente bruciato dalla fragranza amara. E poi Alberto Savinio che descrive Venezia, quindi dice, non ve lo leggo tutto, tanto lo leggete, comunque, perché ho messo queste frasi? Perché, come si dice, gli artisti avevano già capito, prima della scienza, quanto una suggestione olfattiva ti desse la capacità di entrare nell'atmosfera e nello spirito di un luogo. La scienza poi ha dimostrato che è realmente così, perché l'olfatto, non mi sto a spiegare il funzionamento, ma va direttamente in quel sistema, in quella parte del nostro cervello che è deputata ai ricordi e alle emozioni. Quindi gli artisti sapevano già esattamente l'effetto di un odore e usavano proprio gli odori per descrivere i luoghi. Quindi anche Lucca, come ogni città, ha come ogni luogo, insomma, ha una sua anima, che è una sua atmosfera che nasce proprio dall'incontro fra il passato e il presente, no? Noi siamo qui, ci sono delle attività, per esempio in una città che sono del momento, però ci sono delle vocazioni ancora del passato, per esempio appunto le piante che sono state portate. Qui vediamo quello appunto di cui vi parlava anche Roberta, creato con la nostra associazione, che è nelle stanze di Palazzo Ducale, che è il percorso olfattivo. E sono molto contenta di dire che è la prima volta che viene raccontata la storia attraverso l'olfatto, cioè attraverso una suggestione olfattiva, poi tutto quello che vi è stato detto oggi riraccontato sentendo un profumo, quindi avendo la possibilità di entrare anche emozionalmente in quel periodo. E poi, poi è stata fatta la mappa olfattiva di Villa Reale, quindi quella possibilità di conoscere, perché chiaramente poi il giardino si è arricchito di tante altre piante, ma quali sono le novità che ha portato Elisa. E poi è stata fatta anche la mappa olfattiva di Lucca, appunto per Elisa la zona riconosciuta come giardino pubblico erano le mura al passeggio, come aveva detto prima Roberta. E poi qui ci sono tutte le piante nuove, appunto, che sono entrate a far parte dell'atmosfera olfattiva della città. Una per tutti il glicine, che penso che sia quello che più è attraente quando si passa in quelle piazze o in quelle strade dove ci sono questi glicini profumati, e il glicine è stato portato da Elisa. E qui vediamo invece sempre una parte di Palazzo Ducale, qui quando c'è stata la presentazione, l'inaugurazione, sotto ci sono queste bottiglie dove ci sono una parte dei profumi, no? Quindi c'è la magnolia, per dire, giusto appunto il glicine, cioè ci sono una scelta di qualche profumo proprio per entrare e raccontare la città col profumo. E poi l'ultima è la stanza invece dove si racconta sempre attraverso il profumo l'esperienza di vita di Elisa e di Maria Luisa. Ogni profumo è abbinato a una storia della loro vita, in quella storia quel profumo era presente, quindi è una modalità appunto per entrarci in connessione in maniera emozionale, anche non soltanto intellettuale. E io praticamente penso di aver finito, mi sembra non ci siano altre foto. Spero di essere stata nei tempi, ho cercato di essere molto concisa nell'esposizione. Allora, sì, grazie mille a tutte e due per questa bellissima ora e mezzo di lezione, un bellissimo viaggio. E non vi leggo tutti i complimenti che sono qua sulla chat di Zoom e anche su Facebook. Comincio a leggere qualche domanda. Allora, Tomohiro chiede, a Parigi c'era un acquedotto? Se sì, è possibile vedere ancora oggi le rovine? Non so chi vuole delle due rispondere. È uguale. Allora, a Parigi Napoleone ha fatto fare l'acquedotto. Io sinceramente, io
Non so rispondere se ci sono o no le rovine. So che lui aveva fatto regimentare le acque di due canali e sicuramente non saranno rovine, perché penso che si potrà vedere. Roberta, te l'hai mai visto? No, Io so che il sinceramente. canale. No, non siamo mai andati a vederli, dobbiamo essere sinceri. I canali sono ancora esistenti, si possono Sì, vedere, sicuramente. sono ancora in funzione. Se ci sono poi dei collegamenti sotterranei, francamente non lo so, ecco. Anche perché io soffro di claustrofobia e quindi mi guardo bene E io andare siamo le uniche due solo che se ne due. guida mai l'ascensore, Mi sicché spiace. Comunque ci informeremo. l'ascensore. Ci informeremo e daremo una risposta quanto prima. Grazie per avercelo chiesto, non ci avevamo pensato. No. Bene, Carlo chiede, buongiorno, grazie per questi incontri a tutti i relatori. Volevo chiedere se durante il Principato di Elisa ci furono episodi di sottrazioni di beni artistici che presero la via di Parigi, come accadde nel Granducato di Toscana durante la dominazione francese. Questo posso rispondere io. Diciamo no, non ci sono stati. Non ci sono stati, diciamo anche perché non ci fu una richiesta. Ecco, diciamo, ci fu solo un quadro che attualmente è a Palazzo Guinigi, ma mi de devo dire con, fra virgolette, ecco, che la produzione artistica lucchese non era considerata eccellente al tempo di Napoleone e quindi, diciamo, mentre invece da Firenze e dalla Toscana partirono tantissime cose, ecco, questo sì. De Lucca no. Come del resto Lucca fu tenuta fuori dalla circoscrizione militare, ecco, cioè i lucchesi non hanno mai partecipato, grazie al Principato di Elisa e ai suoi ministri, non hanno partecipato alle guerre di Napoleone, questo sicuramente è stato un bene. Ok, e altra domanda da parte di Maria Curto, ma il lago c'era già, immagino, Villa Reale, mi sembra di vederne un pezzettino. No, Sì, il lago è stato. Ah, parla no, pure te, dai. dico, nelle Allora, vai, vai. chiese antiche c'era già un laghetto, ecco, un pochino, diciamo, ridotto rispetto all'attuale, ecco, però c'era. No, Una ecco perché casa che è appunto si stata esposta offre. di. Di scusa, scusa. No, diceva proprio del laghetto perché appunto nel grande movimento che faceva Elisa, per esempio, riprogettò proprio le canalizzazioni dell'acqua per annaffiare le piante e quindi venne allargato anche il laghetto. Continuano i complimenti. Poi Alberto, Simonetta ci ha appena detto che la Montagnola, esempio quella di San Concordio, ha dei precedenti illustri. Porre in relazione questi piccoli fatti alla grande storia può avere dei significati accattivanti e far crescere la sensibilità. Grazie Simonetta. E altri complimenti. Ma Ma allora, ci chiede Sergio se potete spendere due parole sulla fase decadente di Elisa, sulla fine del suo principato. Cosa avvenne? sì, allora posso rispondere io. Naturalmente il principato si basava sulla forza di Napoleone. Nel momento in cui nel 1814 Napoleone iniziò la sua parabola discendente, immediatamente Elisa fu costretta a fuggire da Lucca, cioè lei abbandonò Lucca il 14 marzo del 1814 e prima era stata a Firenze, fra l'altro aveva fatto quando la parabola, cioè quando si comincia a capire che Napoleone sta perdendo potere e poi ci sarà l'abdicazione di Fontainebleau e il successivo esilio, Elisa diciamo va in parallelo con Napoleone nel senso che esce da Lucca il 14 marzo, ha un momento di peregrinazioni diciamo in varie città e poi fa base a Bologna. Quello che come dire differisce Elisa dalle altre sorelle è che lei ha un rapporto piuttosto diciamo sempre fra virgolette privilegiato con Metternich che la stimava e quindi riesce attraverso tutta una serie di azioni legali, avere molti riconoscimenti sulle sue proprietà, sui suoi mobili. E tutto questo poi sarà trasferito negli anni. Dobbiamo ricordare che quando Napoleone fugge dall'Elba, Elisa viene anche incarcerata dagli austriaci. Poi otterrà invece permesso di soggiornare a Trieste, dove troveremo anche altri esuli napoleonici, come ho detto prima, il fratello Gerolamo, ma anche lo stesso Fouché. E lì a Trieste ripeterà lo stesso stile di vita.
palazzo in città e villa in campagna, diciamo, in cui però è anche una fattoria produttiva, a Villa Vicentina, dove fra l'altro morirà nel 20, e si appassionerà fra l'altro ai reperti archeologici. Ecco, quindi, e lascerà un bellissimo patrimonio a Felice, che lo utilizzerà per feste grandiose a Bologna per anni e anni. Tutto il patrimonio di Elisa passerà alla figlia, Napoleone Elisa, perché il ragazzo morirà giovane, dopo Elisa, però. E la figlia, Napoleone Elisa, trasferirà tutti i suoi beni ricevuti in dono dalla madre allo Stato francese e lascerà l'Italia definitivamente. Non so se ho risposto. Non sento più niente. No, neanche io. Scusate, no, non avevo il microfono, leggevo tanti complimenti, risultati, molto bello, ringrazio tantissimo le due brave relatrici, entusiasmante e molto particolare. Alberto dice: sono fissato con le pietre versa Poggia Secchia, sento ora che favorivano igiene e salute, a Lucca ne ho trovate 59. E una volta erano ancora più diffuse, sì sì, purtroppo è un tipo di arredo minore che purtroppo sta un po' scomparendo dalla città, però erano molto in uso. Monica chiede se esiste una mappatura di tutte le piante citate nella città, compresi i giardini privati. No, compresi i giardini privati no, esiste prima di tutto, esistono appunto in archivio tutte le qualità e le specie arrivate per la prima volta, che però in questo caso è un lavoro che avevo fatto io. L'ho messa a frutto tutto questo catalogo su Villa Reale e sul percorso delle mura e su certi più evidenti piante che si vedono nella città, perché chiaramente è impossibile, ci sono molti giardini dentro Lucca privati. Fra l'altro una magnolia meravigliosa che è nel percorso olfattivo è nella scuola di Giovanni Pascoli e purtroppo non si può vedere perché chiaramente non si può entrare. Però diciamo nel percorso olfattivo della città sono catalogate tutte le piante che fanno parte della cerchia muraria portate come novità da Elisa e poi tutte le piante più evidenti dentro il centro storico. Mentre Guia chiede, intanto grazie alla conferenza molto interessante, vorrei sapere se a Palazzo Ducale è rimasta qualche altra testimonianza di Elisa che si possa vedere ancora oggi. Ci sarà una conferenza su questo, sì. Posso dire? Sì, ci sono tantissime testimonianze del periodo di Elisa e appunto quello che avevo citato all'inizio, questo studio che sta facendo l'architetto Gini, ci permetterà di rileggere il palazzo in una chiave molto più elisiana, ecco, quindi diamo appuntamento proprio entro l'anno, cioè diciamo ci stiamo muovendo su questa pubblicazione che è già in corso e la presenteremo al pubblico appena sarà possibile, diciamo, rispetto a questa, alla pandemia, ecco. Quindi pensiamo entro l'anno, ecco, sicuramente. Faremo anche delle visite guidate. Allora, da parte di Roberto, Elisa andò a vivere a Compignano per un periodo? Elisa comprò Compignano, sì. Però non è che ci ha abitato molto, mentre è stata ha ospitato a lungo Paolina Bonaparte quando dovette venire via dall'Elba, perché come sapete Napoleone nell'esilio fu accompagnato dalla mamma, sempre la mamma, e da Paolina. Le altre sorelle invece non lo raggiunsero. Elisa aveva una storia già tormentata per conto suo. E quindi lei si rifugiò a Compignano, lei Paolina, parecchio tempo. Ecco. Quindi tanto è vero che viene anche oggi chiamata Villa Paolina, invece che però la proprietaria di Elisa. E sempre da Roberto, quali erano i collegamenti con Piombino e Montignoso durante il Principato? E Piombino, collegamenti stradali, cioè nel senso che Elisa fa anche la nuova strada, quella che è indicata proprio come la strada della principessa. Montignoso, francamente, non lo so. Cioè ci sono delle cose magari che
si leggono, però non si assimilano. Ecco, comunque sono tutte cose che posso benissimo ricercare, ecco, se c'è interesse. Okay, poi qui rispondo io a, ad alcune domande relative alle registrazioni di tutte le lezioni. Potete trovarle sulla pagina Facebook della Casa della Memoria. Casa della Memoria e della Pace, Lucca. Sergio chiede una biografia, una buona biografia su Elisa. E posso rispondere sempre io, se non ti dispiace Simonetta. Io direi di cominciare dalla lettura proprio del testo preparato da Ernesto Ferrero, perché è molto bello e molto avvincente. Poi dopo ci sono state pubblicazioni in francese, e poi c'è quella della Zareschi, che è sempre molto buona, che è stata rieditata anche di non tantissimi anni fa dalla Casa Maria Pacini Fazzi di Lucca. Quindi Elisa di Ferrero e Elisa della Zareschi. Poi ci sono testi di approfondimento, tipo il catalogo della grande mostra che fu fatta a Lucca nel 1900, negli anni Ottanta. Sono 500 pagine. Andiamo anche sì. C'è anche un altro di un convegno, che è quello tipo 700 pagine, meglio non consigliarlo. Abbiamo qui entrambe le due pubblicazioni danno proprio l'idea di chi era, sono molto esaurienti, ecco, quindi sì, concordo anch'io che sono proprio quelle che, quando uno approccia all'inizio la figura di Elisa, sono anche quelle che più forse incuriosiscono, perché sono di agile lettura e sì, sono interessanti tutte e due. Allora, da Massimo, complimenti a entrambe per la bellissima conferenza, molto istruttiva. Grazie. Elisa, che invece dice che è stato stimolante sapere che la lana merino sia stata introdotta da Elisa. Alessandra chiede, Eugenio Lazzareschi, nella sua biografia su Elisa, accenna a una malattia di cui soffriva la principessa, che influiva pesantemente sul suo umore. Ci sono testimonianze effettive? Ma proprio nei documenti non abbiamo trovato grandi cose, però sicuramente lei è morta della stessa malattia che aveva colpito il padre Carlo e poi anche Napoleone, cioè almeno così si dice, di tumore all'intestino. E quindi sicuramente può darsi che abbia avuto dei problemi. Però diciamo, era una donna intrepida, per esempio quando Napoleone si sposa, e nonostante gli avesse detto Napoleone di stare tranquilla a Lucca, lei, anche incinta, parte e fa tutto il viaggio da Lucca a Parigi in carrozza. Pensate cosa voleva dire, perché anche se erano carrozze speciali, partorisce a Parigi un bambino che purtroppo morirà anche quello, ma non a Parigi, tornerà a Lucca. E lo stesso il parto di Federico, l'ultimo figlio che ha, lei era a Trieste, vuole andare per forza a Bologna e partorisce a metà, insomma, a un terzo della strada, a Passariano. Quindi mi sembrava una donna abbastanza di salute, ecco, diciamo, almeno dai parti mi sembra piuttosto, come dire, non aveva paura di nulla, ecco. O quantomeno lasciava poco spazio all'autocommiserazione, era molto... molto fattiva. Mm. E quello era appannaggio di Paolina Bonaparte, ecco, lei era sempre, sì, sempre malata. Sempre un po' triste, invece Elisa era molto più, aveva un piglio diverso. Una domanda da parte di Daria, qual era l'importanza di Bagni di Lucca nel periodo di Elisa? Era una grandissima importanza, non tanto per Elisa, diciamo, nel senso che Bagni di Lucca era già importante prima di Elisa, e come sapete sono venuti più importanti personaggi diciamo dell'apparato, diciamo, europeo, sono venuti, e naturalmente a tempo di Elisa ha continuato, cioè nel senso che sono arrivati, cioè c'era Madame Mère, c'era Paolina, c'era Luciano, c'era tutti i personaggi, diciamo, dell'apparato napoleonico sono venuti e sono continuati a venire anche dopo. Naturalmente rimane importante anche al tempo di Maria Luisa, ecco, quindi, e Elisa aveva fatto costruire, che ancora si può vedere anche se non è in buonissima salute, sia delle terme spettacolari, sia una residenza, compreso di scuderie, cioè un apparato piuttosto importante, ecco. Però insomma Bagni di Lucca era famosa anche prima di Elisa. Carlo, non ti sentiamo. Ma ha attivato il microfono.
da parte di Chiara. Grazie. Il fatto che Elisa sapesse ascoltare e capisse che avesse davanti la qualità che mi ha colpito di più in tutto ciò che è stato detto su di lei stamani. Grazie infinite. Invece Fabio chiede, assunse il titolo di Granduchessa di Toscana? Sì, nel 1809, però bisogna dire che è diverso, perché mentre nel Principato di Lucca era autonoma, faceva quello che Napoleone faceva a Parigi, ma perché lo riteneva giusto e opportuno. Quando è Granduchessa di Toscana, diciamo, può essere paragonata a un ministro di Napoleone, quindi è meno autonoma, ecco. Per cui non è, mentre il Principato dipendeva da lei e anche dal marito, non ce lo scordiamo, tanti decreti sono firmati anche da lui, anche se la vera testa e la vera chi governava era lei. Alberto, ho letto che prima di farsi chiamare Elisa si chiamava Anna Maria. Quando avvenne il cambio di nome? È stato il fratello, Luciano, che ha scelto il nome Elisa per lei, ma ha scelto anche Carolina, che si chiamava invece Maria Annunziata. Era un esatto, perché appunto c'era questa, anche quest'area differente. Luciano, insomma, aveva delle visioni sulle sorelle e ha cambiato i nomi. Ancora da Tomohiro, Palazzo Frossar in via Elisa, come è stato usato? È stato usato come abitazione dal ministro Frossar e dal suo Uffizio? Perché è stato costruito appena dentro Porta Elisa? Ma è stato costruito appena dentro Porta Elisa perché era tutta la riorganizzazione che doveva andare nel progetto di Elisa, doveva andare da Porta Elisa fino addirittura a Palazzo Ducale. Poi fu realizzato solo il primo tratto e, diciamo, anche se bisogna stare attenti ai termini, cioè con le arcate come Rue de Rivoli, i palazzi erano appunto destinati ai suoi altissimi funzionari, ecco, ma erano abitazioni, non era l'ufficio. L'ufficio era in Palazzo Ducale. Allora, da Patrizia, scusate la domanda forse banale, il Principato di Elisa fu visto in modo positivo dai contemporanei o ebbe anche degli oppositori? No, come tutti i governi, diciamo, ha avuto, dicevo prima, un oppositore accanito e diciamo appassionato era l'abate Chelini, che ha lasciato 10 volumi, insomma, sulla storia di Lucca di questo periodo. Poi naturalmente ci sono sempre fazioni contrapposte, però diciamo, abbiamo detto, il nostro carattere lucchese è sempre abbastanza pacifico, non ci sono mai stati scontri aperti, ecco, non ci sono grandi, per quanto riguarda poi dall'estero non se ne sono più occupati, ecco. Da Fabio, in altri termini, Firenze era indipendente? Villa Vicentina, esiste ancora il palazzo dove lei è morta? Allora, cominciamo dall'ultima. Villa Vicentina era una residenza tipo Marlia, cioè una residenza in campagna. E francamente, proprio in questi, cioè è apparso sui giornali l'anno scorso, perché era il bicentenario, eccetera, che era proprio in vendita, purtroppo, la residenza di Elisa di Villa Vicentina. Non so poi come è andata a finire. L'altra domanda, scusate, me la sono dimenticata, qual era? L'indipendenza di Firenze. Come? Firenze era indipendente? Firenze ha avuto una storia un po' complicata, perché è stata creata Regno d'Etruria dal 1801 al 1807 da Napoleone, con un cambio con la monarchia di Spagna, quindi fino al 1807 c'erano i Borbone, quindi con la Maria Luisa, che poi sappiamo che dopo, nel 1817, avrà invece, dal congresso di Vienna, avrà invece Lucca. Quindi nel periodo di Elisa, che dura fino al 14, è un granducato, però di dipendenza napoleonica, ecco, non era totalmente autonomo, come ho detto prima, quindi dal 9 al 14 è una dipendenza della Francia. Allora, cominciamo a essere intorno a mezzogiorno. Sì. Da Maria Curto, grazie infinite alle due relatrici, una parte molto interessante, anche questo momento delle domande e risposte.
Non ci sono altre domande qui su, sulla chat di Zoom. E direi allora che possiamo salutarci. E io vi ringrazio tantissimo. Non so se Ilaria vuoi accennare, vuoi salutare, vuoi dire, aggiungere qualcosa. Sì, grazie. Di nuovo un saluto, un ringraziamento davvero sentito. Abbiamo potuto leggere tantissimi interventi molto entusiasti delle persone che hanno partecipato. Questo ci conferma che c'è tanto interesse nella cittadinanza sulla storia di Lucca e che quello che ci avete illustrato stamani è veramente uno degli argomenti più capaci di appassionare. Sicuramente avrà infuso un po' in tutti la voglia di approfondire, leggere ancora. Mi sembra molto bello che siano state chieste delle indicazioni bibliografiche, che ci avete dato la possibilità di andare a cercare ancora tanto tanto materiale su questo. Ancora un grandissimo apprezzamento per la competenza di entrambe, per il rigore scientifico nella ricerca storica che ci ha mostrato Roberta, un grande grazie a Simonetta anche per la capacità di illustrare le parti botaniche, che spesso sono aspetti su cui non abbiamo occasioni o opportunità di trovare approfondimenti, e anche di aver dato voglia di sperimentare con tutti i sensi, in particolare con quello dell'olfatto. Vedo che ancora scorrono ringraziamenti da parte di tutte le persone che hanno ringraziato, e questo non ci può che rendere veramente tutti felici di questa possibilità che ci avete donato. Il ringraziamento anche per la vostra generosità e per la passione è insieme anche l'auspicio di poter organizzare presto ulteriori momenti di questo tipo, che anche se ci vedono purtroppo ciascuno seduto nella propria casa, però ci fanno sentire che possiamo creare delle relazioni interessanti intorno alla storia e alla cultura. Grazie. Allora, grazie. Grazie a tutti, ecco, anche per chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, e noi siamo a disposizione, quindi a presto, diciamo. Con grande piacere, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie, arrivederci a sabato prossimo. Sì. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao.